Buongiorno a tutti gli amici di Investire Certificati. Siamo qui con Alessandro Galli di Banca Akros per presentare quella che è una vera e propria innovazione di prodotto, una nuova tipologia di certificates in arrivo su Borsa Italiana, un prodotto nuovo creato e ideato dal team di Banca Akros, parte del gruppo Banco BPM, terzo gruppo bancario italiano. Buongiorno Alessandro. Buongiorno caro Roberto e buongiorno a tutti quelli che vedranno questo video. Grazie a Investire Certificati che ormai siete tra i principali sicuramente siti di divulgazione sul mondo dei certificati, quindi ci fa piacere essere vostri ospiti. Ti ringrazio molto. Guarda, allora, partiamo subito perché gli Equity Premium Accelerator Coupon vanno a fare qualcosa che solitamente non avviene con i normali autocallable. Gli autocallable sono i certificati in cui è presente l'opzione del richiamo anticipato. Quando si attiva il richiamo anticipato, il certificato viene richiamato con autocallable appunto e l'investitore ottiene il rimborso del valore nominale più l'ultima cedola ed eventuali coupon. Caso in cui ci sia portati a memoria, se c'è l'effetto memoria. In questo caso, con questa innovazione, vera e propria innovazione di prodotto di Banca Akros, se il certificato viene richiamato, l'investitore ottiene il coupon del periodo e tutti i coupon non ancora pagati. Quindi, Alessandro, spiegaci meglio da dove nasce l'idea di questi Equity Premium Accelerator coupon e come funzionano nella pratica. Sì, esatto, hai detto giusto, rappresentano un'innovazione in termini di mercato. Da dove nasce? Nasce dal confronto con gli investitori, nasce dal confronto che abbiamo avuto magari nel corso di eventi come quello in cui sono adesso di Investing Roma, ma anche da feedback provenienti dal mondo da chi si occupa di certificati, dal mondo della finanza, come puoi essere anche tu o il financial influencer di turno. Ho sentito spesso parlare di autocallability sia in modo positivo sia in modo negativo, perché questa feature all'interno del certificato, in alcuni casi, dal punto di vista della strutturazione, può dare dei vantaggi in termini di premio, di rendimento potenziale del certificato, in altri casi potrebbe svantaggiarlo, però quello che è certo è che c'era un filone di investitori che era scettico in alcuni contesti di mercato proprio sul beneficio nel caso di callability, ovvero nel fatto di liquidare il prodotto prima della sua scadenza naturale in modo automatico. Perché questo? Perché se è vero che ti libera liquidità e quindi ti dà anche un rendimento positivo, perché comunque nel caso di callability, oltre al prezzo di emissione, al valore nominale del prodotto, viene dato anche un premio. Ma scadendo anticipatamente l'investitore perdeva la possibilità di percepire i premi futuri e quindi quella liquidità che veniva liberata poteva essere reinvestita in altri prodotti che però in quel momento di mercato non è certo avessero un rendimento paragonabile, confrontabile con quello che aveva quel prodotto lì, quindi magari lo stesso prodotto rifatto in quel momento aveva delle cedole inferiori, quindi la liquidità liberata comportava un reinvestimento in un prodotto con un rendimento inferiore. Allora ben detto, troviamo una Inoltre, ho visto che soluzione. avete anche scelto livelli di rischio e rendimento diversi anche sullo stesso titolo. Per esempio, abbiamo due certificate su Intesa, uno con barriera 65, uno 75, piuttosto che su ENI con barriera decisamente bassa a 6,48-60% e al 75%. Quindi anche per dare flussi cedolari, rendimenti potenziali diversi in base al rischio e rendimento, all'apporto rischio rendimento scelto dai vari investitori. Esattamente, esattamente. Diverse combinazioni di rischio rendimento in funzione delle diverse tipologie di investitori che sono presenti sul mercato e questo ci consente anche di ottenere un prodotto che potrebbe anche rimanere abbastanza disponibile e a mercato anche con oscillazione del valore del sottostante. Quindi nel caso in cui magari il sottostante nel prossimo mese dovesse fare più 10%, magari la barriera 65 o 60% diventa molto più conservativa, passerebbe al 50% con probabilmente un rialzo del prezzo lettera del certificate e quindi magari il rendimento potenziale diminuire, però potrebbe e conseguentemente l'altra barriera 75 potrebbe far mantenere un rendimento potenziale desiderata
allettante. Quindi anche questa doppia combinazione di barriere su non dei sottostanti a caso, ma diciamo che anche l'esperienza delle missioni di luglio ha fatto sì che abbiamo visto che gli investitori in questo momento preferiscono orientarsi verso queste tipologie di sottostanti, quindi sui sottostanti su cui abbiamo visto maggior interesse da parte degli investitori abbiamo dato questa possibilità della doppia barriera. Poi, tornando alla callability, dicevamo ovviamente questo è un vantaggio assoluto per quanto riguarda l'investitore, quindi non è più possibile avere opinioni diverse, perché nel caso di callability quello è l'elemento proprio che massimizza il rendimento di quel prodotto. Non si rinuncia a niente, ma anzi si ha in anticipo tutte le cedole potenziali che si avrebbe avuto se il prodotto fosse giunto alla scadenza, però in quel caso le cedole sarebbero state potenziali. In caso di callability, diciamo, quelle sono decisamente certe. Interessante anche lo strike su Intesa 1,65,5 quindi due barriere. Sto prendendo il certificato IT 00055102, poi li trovate anche nel link nel commento sottostante questo video su YouTube, con barriera su Intesa questo certificato 1,07575, quindi poco sopra l'euro per quanto riguarda Intesa, e paga il 2,10 trimestrale. Dal terzo trimestre in poi, quindi, l'investitore potrebbe incassare le prime tre cedole condizionate, quindi dal terzo trimestre in poi, se il certificato venisse richiamato nel terzo trimestre, l'investitore otterrebbe, la vita totale è di 18 mesi, quindi parliamo di 6 trimestri, l'investitore si porterebbe a casa 9, 12, 15, 18, quindi incasserebbe 4 cedole in una volta sola avendo il capitale liberato. In questo caso il rimborso, correggimi se sbaglio, se questo certificato venisse richiamato dopo 9 mesi, con 4 cedole aggiuntive, il primissimo in alto, 2,10 a trimestre, sarebbe 108,4, mentre il secondo, IT 00055103, sempre su Intesa San Paolo, pagherebbe oltre 110, quindi il nominale di 100, 2,6 per 4, quindi 10,4, e avremo un rimborso di 110,4 per ogni certificato detenuto dall'investitore. Corretto? Corretto, hai rappresentato benissimo questi scenari. Poi dopo la stessa struttura è possibile replicarla su un paniere appunto di 13 diverse sottostanti, quindi 15 prodotti, perché come dicevi tu Intesa e Eni hanno la doppia barriera, la possibilità di scegliere fra due barriere diverse. E poi al di là del rendimento cedolare, anche se sono passati pochi giorni, per alcuni sottostanti è possibile anche ottenere benefici dalla differenza di prezzo di acquisto, quindi ci sono alcuni, certo. Molti di questi certificati attualmente quotano sotto la pari, quindi magari anche con una distanza dalla barriera che poteva essere anche leggermente più alta rispetto a quella del momento dell'emissione, e nonostante questo il prezzo quota sotto la pari, e quindi un rendimento aggiuntivo che si va ad aggiungere al rendimento in caso di scadenza anticipata, al rendimento delle due cedole che comunque possono essere corrisposte a dicembre 2022, quindi già una prima cedola entro fine anno, e a marzo 2023, e la differenza di prezzo si va ad aggiungere a questo ulteriore elemento di rendimento. Quindi speriamo di un rendimento potenziale in 9 mesi a doppia cifra, quindi superiore per la maggior parte, anzi direi per tutti, al 10%, è un rendimento potenziale annualizzato che si avvicina anche in alcuni casi al 20% se lo facciamo su base annua. Ecco, dunque abbiamo introdotto per gli amici di Investire Certificati i nuovi Equity Premium Accelerator Coupon Certificates emessi da Banca Akros. Sono già negoziabili su borsa italiana con i tradizionali orari di compravendita. La liquidità è garantita da Banca Akros. Come detto, dal 9° mese c'è la possibilità che vengano richiamati anticipatamente. In tal caso si attiverebbero, verrebbero pagate le cedole del 9°, 12°, 15°, 18° mese e il prodotto si scadrebbe, verrebbe rimborsato in anticipo. Tutte le informazioni, il KITS, le note informative sono disponibili sul sito bancaacros.it nella sezione relativa ai certificati di investimento. Ringrazio Alessandro Galli e vi do appuntamento ai prossimi video con Investire Certificati. Grazie a tutti.